Salve gente, sono Jake di Catena Pisa, siamo su Dark Souls 3, abbiamo sconfitto l'albero di merda gigante. Offri catena vertebrale. Ok. La tua devozione verso il patto è aumentata. Quale patto? Ok, boh, ci sarà un patto che c'entra forse con questa cosa ed è aumentata grazie alla catena vertebrale, anche se non abbiamo ancora il patto. Ma ok, va bene. Allora, torniamo all'altare del vincolo e vediamo un po' di cose. Fret not, fret for. Ok. Oh, belike it is seen better days, but now, transposition is the art of extracting and co-intransposing. Thy purpose is to seek lords and slay them. Cercare e uccidere i signori, quindi quell'albero era un signore. Ok. Cos'è? Ah, sono le cose che posso creare. Però non posso equipaggiarli. Anima di Ward. Anima di Gran Bosco. Anima di un demone. In generale. E altra anima di un demone. Quindi posso creare questa spada. Spada Mazzavacui. 145. Più 33, sembra molto forte. Oppure questo. Ripristina PV con attacchi successivi. Allora, questa si fa con l'anima di Ward e anche questa. 176 più 70, fortissima, però ci vuole 30 di forza. E questa con l'anima di Gran Bosco. Posso scegliere tra queste due, 1 e 2. Quindi tra due armi praticamente, una lancia o una spada. Beh, direi che ci prendiamo la spada, no? Ok. E ci prendiamo pure l'anello. Ok. Quindi adesso abbiamo questi nuovi, due nuovi oggetti. Ok. Andiamo un po'. Con attacchi successivi mi recupera l'energia. Beh, al posto di questo magari potrei inserirlo. Vedremo poi quanto, diciamo, è efficiente effettivamente. Peso 0,9. No, ho sbagliato. Così passo di peso, devo mettere uno scudo più debole, ma va bene, facciamo. Vabbè, per adesso possiamo farlo. No, ancora più pesante è questo. Ok, scudo del dio della guerra che abbiamo trovato là sotto. Nel provvisorio stiamo così. Allora, qui c'è il risale, il simbolo oscuro, che forse c'entri con la vacuità. Veramente? 7.018 anime. Ok. È quello veramente? Ragazzi, la vacuità è scomparsa. Anche se in realtà non ho capito bene a cosa serva. Va bene, magari se si ripresenterà, non lo so. Decideremo se toglierla o meno. Boh. 7.018 anime. Boh, vabbè. Allora, poi c'era Cornix. Ah, eccolo, è lui. Sì. Ecco Cornix. There you are. I wish to express for trusting the lowly pyromancer. As promised, I will, but first, you need a flame.
Wow. Careful you don't burn. Ok, quindi questo è il piromante. Vabbè, ci vende gli abiti del piromante. E possiamo apprendere le piromanzie. La traspirazione aumenta l'assorbimento dei danni da fuoco. Emette un flusso costante di fuoco. Scaglia una palla di fuoco. Beh, la palla di fuoco è carina. Questo qui invece è flusso costante, quindi penso che funzioni lasciando premuto. Costo impa 2. Però magari la palla poter attaccare da lontano non è male come idea. Poi non è pesante. Abbiamo le caratteristiche necessarie. Vabbè, la compriamo la palla di fuoco. Do not be gone. What is it? Vediamo un po'. Questo è il primo incantesimo che acquistiamo. Come si fa? Ah, posso equipaggiare la mano. E l'incantesimo? Ah, vero, si dovevano fare prima in un falò gli incantesimi, si devono vincolare. Brucia schiaccia di osso non morto. Grazie a tantissimi nuovi oggetti, livello di falò 2. Non ne ho altri? No. E quindi? Boh, armonizza incantesimo. Ok, e cosa devo fare? Totali 93. Ah, semplicemente equipaggio gli incantesimi. Ah, ecco appunto, se non ho equipaggiata la cosa giusta non posso utilizzarlo. No, ho sbagliato tasto. Wow. Ah, così col tasto d'attacco potente attacca e basta. Vediamo a due mani. Non si equipaggia a due mani la mano. Va bene. Ok, quindi faccio con questo un piccolo bruciore. La vecchia stavo per far prendere fuoco. Vediamo se c'è qualche novità anche qua a questo punto. Offri cenere. Gracious. Pass let this I only hope these new wear. Quindi ora vende nuove cose. Una nuova chiave. Chiave della tomba. Chiave della porta sbarrata che conduce dalle fogne sotto l'insediamento dei non morti a una cripta umida. Ecco come si arrivava là sotto. Non ci si doveva buttare di sotto, appunto. Ok. Altre cose preziose? Sembrerebbe di no. Frecce di legno, non ricordo. Nuove braccia anche. Altre tre braccia. Va bene. Ashen one. Ok, e con la vecchia abbiamo finito. Vediamo se ci sono anche dal fabbro novità. Mi sembra che non ho schegge Estus. Ripari, infondi. Vediamo se possiamo infondere queste nuove armi. Allora, dov'era la spada, la nuova spada? Estoc, Claymore, accetta, dov'è? Ma l'arma che ho sbloccato dov'è? La spada. Ma ho il Fat Roll. Ah, quindi già basta che si arriva a 70 se ha il Fat Roll. Qui si deve stare sotto i 70. Ok, equipaggiamo questo qui. Allora, spada ammazzava qui. C'è, però là non mi compariva.
Forse non si può modificare. È una spada larga. Bella. Vediamo se si può potenziare però. Rinforza. Sì, si possono potenziare, ma non si può modificare, non si possono aggiungere degli effetti extra elementari. Ok, interessante. Inoltre ho bisogno di una scaglia di titanite per essere potenziata, però per adesso lasciamo stare. Ancora ci troviamo abbastanza bene con la nostra ascia. Va bene. Se n'è accorto adesso. Ok. C'è rimasto qui il pellegrino, l'uomo tartaruga. Vediamo se anche lui ha I would do novità. anything. As I have said, alas, the magic of Londor is a far, but I can perhaps I weep that though. Ok. Be safe. Va bene. Ok, diamo un'ultima occhiata in giro, controllo se c'è qualcos'altro da fare qua. Vediamo lui che ci dice. Given up, you can... Ah, guarda, ci dona delle cose. They are scrolling inside their keep, snuffing out the flames of three altars. Oh, even a cursed undead want to believe. I pity the sorrow. Allora, quindi, Gaining admission to the nella leech legione bisogna is superare una not sorta di dishonest. cerimonia. Spegni le Inside fiamme their dei tre keep, altari del forte, snuffing aprirai out la the porta che flames chiude of l'accesso al sangue di lupo. even a cursed Anche i non morti maledetti undead want to believe their vogliono special credere di essere abilities. speciali. I pity. I non morti maledetti sono quelli che dobbiamo uccidere, che si trovano là, che ci romperanno le palle. Ah, di nuovo il tizio dell'online. I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes sometime. You're making Sì. quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one then kill the dark wraith, survivor of the land swallow. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell. Aha. Chiave I stanza can see through your ascensore. eyes. If you didn't invade, didn't. No, mi spiace, in realtà non ho mai Fancy invaso having a niente. red eye orb then either. Allora, mi pare che si tratti di una porta che a Lothric ancora non avevamo aperto. E io me lo ricordo che c'era questa porta, effettivamente. Va bene, ragazzi. Allora, abbiamo due direzioni da raggiungere, due posti in cui andare. Dobbiamo aprire quella porta dove ci ha detto lui, a Lothric, e poi aprire la cella invece nell'insediamento. Quindi ci vediamo nel prossimo video. In cui andremo a fare queste due cose. Saluti da Catena Pisa.